Bentrovati con il primo appuntamento settimanale con l'informazione sportiva di Molise TV. Apriamo con il calcio di Lega Pro. Vediamo con l'ausilio della nostra grafica i risultati della terza giornata del girone B di seconda divisione. Aprilia L'Aquila 3-0, Borgo Abugiano, Vigor Lamezia 0-0, Campobasso Poggibonsi 1-1, Fondi Chieti 1-1, Gavorrano Arzanese 1-2, Martina Franca Teramo 2-1, Melfi Foligno 1-2, Pontedera Interreggio 1-0 e Salernitana Aversa 2-2. Diamo uno sguardo anche alla classifica, a guidare l'Aprilia a punteggio pieno a 9 punti, 7 per Chieti e Martina Franca, 6 Pontedera Arzanese, 5 per Aversa e Poggibonsi, 4 punti per il Campobasso, 3 Borgo Abugiano, Lamezia, Foligno e L'Aquila, a 2 punti Melfi, Teramo e Gavorrano, 1 punto per Fondi, Interreggio e Salernitana. E il Campobasso agguanta il pareggio contro il Poggibonsi in piena zona Cesarini dopo lo svantaggio maturato nei primi minuti dell'incontro. A regalare il punticino ai lupi di Mister in Bimbo ci ha pensato il giovane Sciarra, ma vediamo i riflessi filmati del match nel servizio d'apertura. Il Campobasso agguanta il pareggio contro il Poggibonsi in piena zona Cesarini, quando ormai la sconfitta sembrava stesse maturando allo stadio Novo Romagnoli. I lupi subiscono lo svantaggio dopo 7 minuti di gioco, il primo tempo è appannaggio dei toscani. Nella ripresa il Poggibonsi commette l'errore di abbassare il baricentro e il Campobasso all'ultimo minuto con Sciarra riesce ad agguantare l'1-1. Al sesto Cattenari la combina grossa in uscita e blocca il pallone fuori l'area di rigore. L'arbitro lo grazia, ammonendolo soltanto, e sanziona la punizione dal limite, sugli sviluppi della quale Panariello incorna e porta in vantaggio il Poggibonsi. Il Campobasso risponde al nono con un colpo di testa di Konaté che non inquadra la porta. Un minuto dopo il corner dei lupi serve Morante, la cui incornata termina sul fondo. L'occasionissima per i locali arriva al 17°, la punizione è di Dall'Occo, Minadeo va di testa, poi Boi in semirovesciata, Rosiglioni è bravo e blocca la sfera di gioco. Il Poggibonsi rischia di raddoppiare al minuto 38, Pera lancia dal Bosco in profondità, ma Cattenari questa volta si supera respingendo la conclusione. Ancora i toscani al 41°, Dall'Occo perde il pallone a metà campo, Pera ne approfitta, serve al centro dell'area dove Minadeo tocca quanto basta per salvare i lupi. Nella ripresa il Poggibonsi si chiude bene e la prima occasione per il Campobasso arriva soltanto al 59°. La punizione di Dall'Occo è per la testa di Morante, anticipato da un difensore che salva i toscani. L'arbitro però non assegna il corner. Rosignoli salva miracolosamente il vantaggio del Poggibonsi su una conclusione di Dall'Occo al minuto 75, facendo disperare i 500 tifosi del Campobasso. Episodio da Moviola all'83°. Morante viene atterrato in piena area di rigore e chiede il penalty non assegnato da Paolini di Ascoli Piceno. Il Campobasso pareggia al minuto 89, il corner a rientrare di Dall'Occo, Sciarra anticipa tutti e con un pregevole colpo di testa regala il meritato pareggio al Campobasso. L'1-1 è il risultato più giusto di una partita non bellissima, ma utile per regalare un punticino ai lupi di Mister Edoardo in Bimbo. E la telecronaca in differita della partita tra Campobasso e Poggibonsi andrà in onda sulla nostra emittente a partire dalle ore 16. E sempre per il calcio di Lega Pro, la Salernitana resta ancora a secco di vittorie dopo 3 turni di campionato. L'Aversa blocca i Granata per 2-2 a fine gara. Il team di Galderisi esce tra i fischi dei 6.000 tifosi della Rechi. Ma vediamo il servizio. È finita 2-2 tra Salernitana e Aversa Normanna, una partita caratterizzata da tanti ammoniti, ben 9 da un'espulsione ancora sul fronte Granata, Molinari da 4 gol e inevitabilmente adesso anche da tante polemiche perché la Salernitana ha ottenuto il primo punto dopo 3 giornate di campionato e dopo 2 sconfitte consecutive, ma è chiaro che non era questo quello che la società e i tifosi desideravano e si aspettavano. Salernitana che ha giocato senza Zampa che era in panchina, quindi senza i 3 under dall'inizio, con Perpetuini in campo e con Guazzo che sostituiva Munar infortunato. È stato Ginestra a sbloccare la partita al 31°, dopo mezz'ora non giocata affatto bene dai Granata sotto ritmo. Ginestra un bel gol su calcio di punizione. È sembrato questo a tutti, il terzo peraltro, il terzo gol per lui in 3 partite, l'episodio che avrebbe potuto sbloccare la partita. Si è andati all'intervallo con Guazzo che al 46°.
all'ottantesimo ha mancato il raddoppio, poi appunto l'intervallo, ma nella ripresa con in campo c'era Mancini al posto di Cristiano Rossi, che è uscito zoppicante. Dicevo, dopo 19 secondi è stato annullato un gol a guazzo, quello appunto del possibile raddoppio. Invece dopo 5 minuti, per essere più precisi dopo 4, c'è stato un episodio in aria tra Silvestri e il numero 10, che è Gagliardi, e alla fine l'arbitro ha concesso il calcio di rigore che Scalzone ha trasformato. Ci sono state tante proteste, ma Scalzone ha poi concluso in modo impeccabile, portando la Versa sull'1-1. Poi al tredicesimo ingenuamente si è fatto espellere Molinari, come dire, entrando in contatto con un avversario proprio a 2 metri dall'assistente, che ha richiamato l'attenzione dell'arbitro ed ha espulso Molinari. Ha lasciato la squadra in 10, Calderisi ha dovuto modificare l'assetto difensivo, ha inserito Luciani e ha tolto Gustavo, che fino a quel punto stava giocando bene, quindi mantenendo i 4 difensori, benché la Versa stesse di fatto giocando con un solo attaccante, proprio questo Scalzone. Sull'1-1 la Salernitana si è disunita e al 21esimo ha subito il raddoppio degli avversari, che è arrivato nel modo che vedete, direi abbastanza clamoroso, somiglia quasi al terzo gol dell'Aquila nella prima giornata, un tiro cross dalla destra e con un Guerracino che arrivava da dietro, che praticamente ha tirato un rigore in movimento. 2-1, e a quel punto sulla Rechi è piombato il gelo, lo spettro della terza sconfitta, la squadra ha faticato a riprendersi. Poi in campo è entrato anche Topozis, ed è stato proprio il Greco, proprio al 90esimo, a siglare su uno dei pochissimi cross buoni che sono giunti, diciamo, in modo apprezzabile al centro dell'area, di testa il 2-2. E sul 2-2 è accaduto di tutto, perché ci sono state ben 3 palle gol. Prima Iannarilli ha salvato su Guerracino, era stato davvero molto bravo. Poi è stato il portiere avversario Gragnaniello a salvare su Ginestra, che si era presentato tutto solo dinanzi a lui. Quindi proprio allo scadere, l'arbitro ha concesso 5 minuti di recupero, Iannarilli ha salvato su De Martino, che stava per siglare il gol del 3-2. È finita invece 2-2 tra i fischi del pubblico, che ha rifiutato come dire, l'applauso della squadra e ha fatto cenno ai giocatori di andare direttamente negli spogliatoi, e i fischi per Galderisi, la cui panchina evidentemente scricchiola. Ancora calcio, campionato di Serie D. Nel girone F si è giocata la terza giornata, vediamo con la grafica i risultati maturati sui campi. Ami Ternina vs Pesaro 0-2, Ancona Celano 2-0, Astrea Fidene 3-1, Jesina Termoli 3-3, Macera Tese Civitanovese 1-0, Agnonese Città di Marino 4-0, Angolana Recanatese 1-2, San Nicolò Isernia 0-0 e San Cesario San Medettese 1-1. Vediamo la classifica, a guidare c'è l'Agnonese a quota 7 punti insieme con Ancona e Astrea, a 6 Vis Pesaro e Maceratese, 5 punti per la Recanatese, 4 Termoli, San Nicolò, San Cesario, San Benedettese e Amiternina, 3 punti per Jesina, Angolano e Fidene, Celano e Isernia 2 punti, 1 per la Civitanovese, e chiude la classifica il Città di Marino, ancora fermo al palo. E l'Olimpia Agnonese continua a volare, la squadra di Urbano segna 4 gol al Città di Marino e resta in testa alla classifica. Vediamo il servizio di Daniele Petrecca. Un poker di quelli che fanno entusiasmare, di quelli che ti danno la carica e che fa rima con 7, ossia i punti in classifica. E domenica c'è il derby al Cannarsa di Termoli. Ad Agnone si festeggia e la vittoria di oggi è come valesse doppio. Di fronte a un dignitosissimo avversario, Città di Marino, che deve rinunciare a 3 pedine fra cui Calambà e Falasca in avanti, c'è il solo Quadrini e in difesa un certo Simboli, classe 92, che farà sicuramente parlare di sé. Urbano ritrova Scampamorte in difesa e in avanti si affida a Keita, Sivilla e Leonetti. Si parte, 11° minuto, Partipilo lancia in avanti Leonetti, ma il difensore Fiorini, nel tentativo di anticipare, per poco non fa la frittata. Gol scampato, ma che ci pensa Scampamorte a colpire con una zampata sull'angolo successivo. 1-0 ed esordio per lui bagnato come meglio non si poteva. L'occasione più ghiotta per raddoppiare ad un compassato Agnone è al 26esimo, quando l'ottimo Simboli, nel tentativo di disinnescare Keita, serve involontariamente Leonetti, che non può sbagliare e invece cicca un po' troppo.
Lagnone cresce e vuole il raddoppio, ma al 27esimo è il direttore di gara a dire a Bobù di alzarsi, non è calcio di rigore. 35esimo, il buon Simboli deve ricorrere ai ripari e allora alza il braccetto, ma il direttore di gara dice che è solo punizione dal limite giallo per il difensore. Le proteste razziali proseguono per un presunto colpo proibito a gioco fermo e a farne le spese è proprio il tecnico laziale Iardino che viene espulso. 37esimo, finalmente Sivilla può calciare la punizione che lui voleva, ma il suo lift al veleno viene spedito al lato dal portiere in tuffo. Viva il football! 40esimo, break dei laziali, Lagnone tira il fiato e gli ospiti vengono fuori con un suggerimento per Capolei che si coordina e scarica colpo sicuro, ma Esposito non fa certo rimpiangere l'oramai ex portiere Gaudino. 43esimo, tutti in piedi, parla lui, la bestia, anzi, sua maestà Keita, punizione dai 25 metri che riesce a ipnotizzare non solo la barriera ma anche l'estremo difensore. 2-0, standing ovation. 45esimo, segnatevi questo assolo di Simboli e i suoi dati personali. Difensore, classe 92, farà molta strada. Con le immagini passiamo alla ripresa, c'è un solo cambio nelle fila dei laziali. Colombo per uno spento Ciara Merletti. Secondo minuto, ospiti in palla, Quadrini sembra Osvaldo, attaccante della Roma, ma di lui c'è solo la vaga sembianza estetica. Terzo minuto, Leonetti sembra proprio non volerne sapere e guardate cosa riesce a sbagliare. Decimo, Keita dispensa assist a Grappoli, stavolta a Di Lollo, che anche lui fallisce. 13esimo, pressing agnonese, azione ispirata da Keita, ricamato colpisce teso a colpo sicuro, ma è sempre lui, mister Simboli, a immolarsi per la causa. Appuntamento col gol solamente rinviato, perché al 15esimo Sivilla realizza di rapine e di astuzia, sorprendendo l'estremo difensore che stavolta ci mette veramente di suo. 3-0, è risultato in cassaforte a doppia mandata. 26esimo, ancora Quadrini a tentare il disperato a fondo, ma ci vuole ben altro per impensierire il buon Esposito. 29esimo, il Città di Marino è tutto qui, in questa svirgolata di Gigliotti. Mezz'ora, 31esimo, Pifano si aggomitola e per poco spina, non ne rifila una nel fianco ad Esposito con uno scherzetto. 32esimo, è il momento della standing ovation doppia. Esce l'immenso Keita, lasciando il posto alla bandiera granata, Orlando. 38esimo, le notizie da Iesi sono confortanti e Lagnone decide di brindare con Sivilla, ma ad annullare il tunnel dell'attaccante e la festa è la bandiera dell'assistente. Anche qui solo preludio al poker che al 40esimo è Orlando a realizzare sugli sviluppi di un corner, girata, avvelenata e senza scampo, 4-0. 43esimo, c'è ancora il tempo per un sussulto che però stavolta Orlando riesce a sciupare in questo modo. Sarebbe stato un passivo troppo pesante per un dignitoso Città di Marino. Al fischio finale l'agnonese invece esulta, incassa 3 punti, va a quota 7 in classifica e già c'è attesa per il derby con il Termoli al Cannarsa domenica prossima. E il Termoli pareggia per 3-3 in casa della Jesina in una partita al Cardiopalma ricca di colpi di scena. Il 3-3 finale è stato messo a segno in piena zona Cesarini da Bartolini, ma vediamo il servizio. In una partita in cui, specie nel secondo tempo, accade di tutto, succede pure che una Jesina inguardabile per oltre 70 minuti di gioco finisca col doversi mordere le mani. In vantaggio per 3-1 all'85esimo, dopo aver ribaltato in 13 minuti il vantaggio di un ottimo Termoli, i Leoncelli si fanno raggiungere in chiusura di partita e nel recupero incassano la rete del 3-3. Avvio di gara in cui i molisani appaiono ben messi in campo e più incisivi dei Leoncelli che stentano a trovare la via della conclusione in porta. Dall'altra parte il Termoli ci prova già dopo 3 minuti, ma D'Angelo in area è tutto libero, svirgolando la conclusione al volo. Al settimo c'è Bartolini di testa a cercare la porta, palla che termina al lato. La Jesina cerca in campo le giuste misure ma non riesce a trovare gli spazi ed allora è il Termoli a fare la partita pur senza creare pericoli concreti. Bonanno da fuori calcia al lato al 27esimo, un minuto dopo ci prova di testa Maglione ma anche in questo caso palla abbondantemente fuori dallo specchio. Al 38esimo Ghiotto il pallone messo in area dalla destra di Viteritti, nessuno degli ospiti ci arriva. Al rientro dall'intervallo gara sbloccata dopo soli 3 minuti, Bartolini di rimessa riesce a spedire D'Angelo a tu per tu con Giovagnoli, il piatto dell'attaccante ospite non perdona e porta in vantaggio i suoi 0-1. A Maolo butta in campo Tommaso Gabrielloni e Sartori al debutto nella formazione Leoncella. Jesina che però stenta a far vedere la sua reazione. Il primo tiro in porta di tutta la partita dei padroni di casa è quello del 62esimo, botta da fuori di Gabrieli, fuori dallo specchio.
Ancora Gabriali di testa, cerca la via della rete sul cross di Mattia Cardinale al 70°, palla fuori. Non te lo aspetti ed invece è il preludio del gol. Due minuti dopo la Jesina da destra mette in area il pallone di Nicola Cardinali. Stefanelli di testa si conferma bomber e mette nell'angolo alto, 1-1. Poco dopo la sorpresa è ancora maggiore, proprio il nuovo entrato Sartori qualche metro dopo la metà campo butta uno spiovente in area di rigore probabilmente a cercare la testa di Stefanelli. Cross fuori misura, palla che spiove verso la porta, in bimbo sorpreso retrocede per cercare di tenere il pallone fuori dalla linea. Il portiere degli ospiti agguanta la sfera ma l'assistente dell'arbitro segnala la rete, clamoroso il sorpasso, Leoncelli sul 2-1. Il 3-1 arriva all'85esimo e sembra quello del trionfo. Gabrielloni Tommaso serve Stefanelli, buono il controllo, stoccata che timbra il palo. Alessandro Gabrielloni fa su il pallone ed insacca per la terza rete dei padroni di casa. Miani tiene viva però la partita del Termoli ed ha il guizzo in aria che firma il 3-2 all'87esimo, gara che potrebbe di nuovo chiudersi poco dopo quando Tommaso Gabrielloni va vicino alla quarta rete della Jesina, il suo fendente però termina al lato al 92esimo. Ed allora la beffa dei Leoncelli ma il meritato 3-3 degli ospiti si confeziona pochi secondi dopo. Bartolini con una rovesciata d'applausi riesce ad infilare la palla nell'altro angolino e riesce a sigillare il 3-3. Jesina che deve riflettere sulla brutta prima parte di gara e sul brutto finale. Termoli che si conferma squadra che può guardare in alto. E pareggio a reti inviolate per l'Isernia a Teramo contro il San Nicolò. I biancocelesti chiudono la gara in inferiorità numerica per l'espulsione del capitano Panico. Il servizio. Arriva un pareggio per il San Nicolò dopo la roboante vittoria di Fidene. Un pareggio maturato al termine di una partita a scacchi contro l'Isernia, che non è più la squadra da playoff della passata stagione, almeno per il momento, ma non è neanche una squadra da materasso. L'attacco che contro il Fidene aveva fatto faville questa volta rimane a secco, anche per colpa della troppa staticità di Padovani e Guerriero. L'Isernia parte bene col possesso palla, al nono Ruggeri si fa vedere con un calcio di punizione che non crea però patemi. Il San Nicolò sembra bello e addormentato fino a che Mottola al 19esimo va in contrasto su Bucca al rinvio. La palla finisce piano piano verso la porta, ma Costantino la ribatte a rete e l'assistente segnala posizione di offside proprio dell'attaccante del San Nicolò. Le proteste dei biancazzurri di casa non servono a cambiare la decisione della terna. Piccioni è l'uomo ovunque del San Nicolò e al 25esimo va anche al tiro che finisce di poco fuori. L'altro episodio dubbio della gara accade al 36esimo, ancora sponda San Nicolò. Si inizia con un tiro a palombella del capitano Petronio, che per poco non inganna Buck. La deviazione da parte di un giocatore dell'Isernia fa carambolare la palla in calcio d'angolo e sugli sviluppi la stessa finisce in rete ribattuta da Guerriero. Il secondo assistente segnala ancora però fuori gioco, alzando a dire la verità la bandierina appena il numero 9 biancazzurro entra in possesso di palla. La ripresa inizia con un tiro di Costantino dopo due minuti che finisce a lato, mentre l'Isernia si ripete sulla falsa riga del primo tempo con un buon possesso palla che però non porta ad occasioni eclatanti. Al 21esimo una buona manovra della squadra di De Amicis si chiude con un tiro sballato di Coccia, ancora non ben inserito nei movimenti della squadra. Sei minuti dopo il San Nicolò sfiora il vantaggio, Costantino inventa un passaggio per Guerriero che stampa il pallone sulla traversa. L'Isernia si riprende al 32esimo, Ruggeri prova a mettere in difficoltà Biasella da calcio di punizione che se la cava però con una buona respinta. Un minuto dopo Panico lascia i suoi in 10 controllando il pallone con la mano, seconda ammonizione e conseguente espulsione del capitano dell'Isernia. Il forcing dei biancazzurri di casa non porta nel finale ad occasioni rilevanti, anzi il San Nicolò rischia la beffa al 49esimo quando Pulci commette un'ingenuità, Palumbo è pronta a beffare tutti ma è lo stesso Pulci poi a salvare in area. Un punto dunque per il San Nicolò dopo la vittoria a Fidene e tra una settimana c'è la trasferta in terra leopardiana. Ancora calcio, campionato di eccellenza nel massimo torneo regionale, si è giocata la seconda giornata. Vediamo con l'ausilio della nostra grafica i risultati maturati sui campi. Sessano Sant'Angiolese 3-0, Boiano Rocca Lavindola 4-0, Montenero Turris 0-4, Campobasso 1919 Sesto Campano 0-3, Calcio Dauna Pozzilli 3-0, Maronea Gambatesa 1-3, Vasto Girardi Acquaviva Cerrese 7-1 e Venafro Fornelli 0-2.
In classifica a guidare ci sono Sesto Campano, Vasto Girardi, Boiano, Turris e Fornelli a 6 punti, 4 per Gamba Tesa, 3 per Calciodauna, Sessano, Campobasso 1919 e Sant'Angiolese, 1 punto per il Venafro, ancora 0 Rocca Ravindola, Pozzilli, Montenero, Maronea e Cerrise. E poker del Boiano ai danni del Rocca Ravindola, vediamo il servizio. Al Colalillo il Boiano travolge una timida Rocca Ravindola che con affanno cerca di seguire la corsa, il gioco di un Boiano scatenato. 4-0 il risultato finale per i biancorossi. Per il Boiano è Berardini a iniziare la carrellata delle reti, al nono minuto con un gol che scalda gli animi dei ragazzi di Carosella. Al 14esimo ecco che arriva anche il raddoppio dei casalinghi con Bernardi su assist dalla destra di Curto. Al 37esimo bella l'azione di Corradino, al centro per Carosella che di tacco sorprende Daguanno. Al 40esimo Sabatini da solo mette la palla in rete e siglato così il risultato finale. Rocca Ravindola un po' confuso, ottimo Boiano invece per il debutto casalingo che ha ragione vuole lottare per il primo posto in classifica e le caratteristiche per arrivarci almeno per ora pare ci siano tutte. La Turris ha espugnato il De Santis di Montenero con un roboante 4-0. Edmondo Somma. Con qualità ed esperienza, confermando la crescita del gruppo e le ambizioni societarie, la Turris sbanca il De Sanctis e bissa il successo al debutto, infliggendo al Montenero la seconda sconfitta consecutiva. Finisce 4-0 per i Santacrocesi, che mettono al sicuro il risultato nel primo tempo e poi gestiscono e arrotondano il punteggio nella ripresa, portando a casa un prezioso successo. Il Montenero, giovane e inesperto, esce comunque a testa alta dalla sfida, ma c'è ancora tanto da lavorare in casa rosso-blu. La prima conclusione della gara arriva al quinto. Minotti prova a prendere confidenza con la porta santacrocese, ma il tiro è da rivedere. La risposta della Turris arriva poco dopo e la squadra allenata da Castaldi fa il male con lo specialista Bruno Maggi, che direttamente da calcio di punizione trova lo spazio giusto e non da scampo a Recchiuti. È l'ottavo e la Turris è già in vantaggio. Il Montenero prova a reagire, ma la difesa della Turris concede praticamente nulla, mentre sull'altro versante gli ospiti non tardano a concedere il bis il 17esimo e sul lancio di Cordone per Ruffo l'attaccante in diagonale brucia ancora Recchiuti e fa 2-0, non demorde il Montenero che gioca e prova a rientrare in partita al 26esimo su un errore della difesa santacrocese. Minotti ha lo spazio per la conclusione dal limite, bella rasa terra sul quale Delfino si allunga e respinge poco dopo lo stesso attaccante ad aprire sulla sinistra per il diagonale di D'Ottavio, che trova pronto ancora il portiere ospite che si supera ancora al 36esimo, ancora su Minotti il cui diagonale a tu per tu con l'estremo difensore della Turris viene deviato in corner. Il primo tempo finisce praticamente qui, ma la ripresa non regala grosse emozioni come la prima frazione. Il Montenero non riesce a dare continuità ai tentativi offensivi, la Turris si difende con la consueta puntualità e dal 66esimo fa 3-0, infimo supera gli avversari come Birilli, viene poi favorito anche da un contrasto, poi va via in progressione, su uscita dire chiudi, mette dentro al 18esimo e De Matteo a sfiorare il bersaglio grosso con la difesa di casa non impeccabile, il centrocampista compisce il palo su conclusione ravvicinata. I cambi della Lopizzi non sortiscono l'effetto sperato, la Turris fa valere esperienza e maggior tasso tecnico e la seconda frazione fugge via senza grossi sussulti. Al 37esimo ancora Santacrocese vicino al gol, questa volta con Maggi, ma è ancora il palo a salvare la squadra di casa. Al 48esimo ancora uno sfortunato Minotti, cerca ancora la via della rete, ma il suo diagonale non va a buon fine. Al 95esimo c'è ancora spazio per il 4-0 della Turris, che arrotonda il punteggio mettendo alle spalle di Recchiuti dopo un bel guizzo personale con Infimo e poi tutti sotto la doccia. La Turris vince e vola a punteggio pieno, il Montenero incassa un'altra sconfitta e aspetta tempi migliori, magari già in Coppa Italia mercoledì, quando ci saranno i primi verdetti per gli ottavi di finale. E il Sesto Campano espugna il nuovo antistadio di Contrada Selvapiana battendo il Campobasso 1919 per 3-0. Ha seguito la gara per noi Fabiola Minadeo. Il big match della seconda giornata di campionato tra Campobasso 1919 e il Sesto Campano se l'è aggiudicato la compagine ospite allenata da Vittorio Mancini con il punteggio di 3-0. Ma veniamo alla cronaca dell'incontro. È sfortunata la squadra di casa che all'ottavo minuto perde per infortunio Ciarlariello, rimpiazzato da Morena. Al 21esimo pasticcio sfiorato dal team di Mister Lozzi per via di un'indecisione tra Aceto e uno dei suoi difensori. Monaco di Monaco non riesce ad approfittare e manda fuori di un soffio. Al 25esimo potevano esserci gli estremi per la massima punizione per il Campobasso 1919 per un fallo di Mancini su Esposito. Il signor Mastro Giuseppe di Sulmona giudica regolare l'intervento del player manager del Sesto Campano.
Al 31esimo calcio di punizione di Vittorio Esposito, potente ma centrale. 4 minuti più tardi la rete del vantaggio per il sesto campano, con Riccitiello che ha la meglio su un difensore locale e imbuca l'1-0. Passano solo 3 giri di lancette, Monaco di Monaco di testa insacca alle spalle di Aceto il 2-0. E veniamo alla ripresa, la rete che chiude i giochi arriva al sesto minuto dai piedi di Riccitiello che su calcio piazzato lancia una cannonata valida per la sua doppietta personale ed il 3-0 per il sesto campano. Al 10° minuto il Campobasso prova a reagire con una punizione di Nunziato, Esposito in corna, ma Ricci non si fa trovare impreparato. Un minuto più tardi il team di Mancini sfiora il poker, Conte raccoglie un lancio dal versante opposto, Aceto esce a vuoto e lascia la porta sguarnita, ma Monaco di Monaco incredibilmente spedisce fuori. Al 37esimo Esposito deve lasciare anzitempo la contesa per via del secondo giallo rimediato in gara. 3 minuti dopo anche il sesto campano resta in 10 uomini per l'espulsione di Pirone, precedentemente sanzionato dal direttore di gara Mastro Giuseppe di Sulmona. Al 90esimo Del Zingaro, subentrato al 15esimo della ripresa a Morena, sfiora il gol della bandiera. Il suo colpo di testa colpisce la traversa. E non è ancora finita, Riccitiello a pochi secondi dal termine rischia di mettere a segno la tripletta personale, il suo tiro però si stampa sul palo. Al triplice fischio, sesto campano batte Campobasso 1919 per 3-0. Guadagno e Bove consentono al Fornelli di espugnare il campo di Venafro. I biancoverdi battono la squadra di De Sanctis per 2-0. Daniele Petrecca, vediamo. Fornelli Corsaro al Marchese del Prete al cospetto di un Venafro coriaceo e volitivo, ma che colleziona la sconfitta all'esordio in casa. Biancoverdi bene nella ripresa, dove sono abili a capitalizzare le due vere occasioni da rete portando a casa 3 punti. Venafro, vistosa casacca verde, schiera oltre a Wade e Riccitiello Junior, Roberto Sacco con i suoi 45 anni suonati e non li dimostra. Fornelli si affida a Pennacchioni e Papa in avanti. Primo tempo, quinto minuto, risponde il Venafro a un affondo, calcio d'angolo con Russo che incorna, ma la palla si spegne a lato. Ottavo minuto, la replica affidata a Pennacchioni per il Fornelli che colpisce teso dalla distanza. 13esimo minuto, Fornelli punge con la percussione di Carbone, con Papa che tenta la girata senza azione, ma è apprezzabile solo il gesto tecnico. 24esimo minuto, punizione di Wade che sorvola la trasversale. Il Fornelli soffre un po' e il Venafro si fa vedere con un jolly di Capaldi, lob di sinistro che Giuliano rimedia in angolo. Affanno. La gara scorre piana, senza particolari emozioni, con il Venafro in crescendo e il Fornelli che appare un po' nervoso e contratto. 0-0. Passiamo alla ripresa. Non ci sono cambi, ma il Venafro è sempre più tonico. Secondo minuto, Nardo Lillo crossa in mezzo, ma la corrente Riccitiello perde l'attimo. Il Fornelli risponde con il solito Carbone che prova a scuotere i suoi, ma i compagni sembrano in giornata no. Nono minuto, Coletta si avvede di qualcosa che deve cambiare e allora gioca la carta Vitelli richiamando un terzino, Masiello, difensore. Ma il 22esimo è sempre il Venafro che si distende, Wade pesca in allungo del Prete che tutto solo fa partire solamente un lob, ma Giuliano non perde rischi. La partita si innervosisce un tantino, qualche scaramuccia fra Carbone e Wade e a fare il break è finalmente Mingione che ruba palla e conclude teso ma con poca fortuna. Vitelli fa vedere di che pasta è fatto e al terzo a fondo colpisce. 28esimo, assolo personale, palla in mezzo per Pennacchioni che viene messo giù. Per il direttore di gara e calcio di rigore fa le vibranti proteste dei padroni di casa. Sul dischetto si presenta Pippo Guadagno che trasforma. 0-1. Izzo perde la testa, fa partire una bella bestemmia e il direttore di gara non ci pensa su, applica il regolamento. Rosso diretto, De Santis nei guai. Entra il portiere Oliva, il Venafro è con il morale a terra e allora è sempre Vitelli a prendere l'iniziativa sugli avversari. 41esimo, l'ex Isernia mette in mezzo il tapin vincente, ma è neoentrato Bove a far gol, 0-2, e il giovane bagna il suo esordio con una rete. La gara non ha più nulla da dire, il Fornelli strappa letteralmente dalle mani di un coriaceo Venafro 3 punti. Padroni di casa che devono recriminare forse solo con se stessi per essere calati nella ripresa e per quei 10 minuti di pura follia. Il Fornelli prosegue la sua corsa e incassa una vittoria importantissima in chiave classifica. E parliamo ancora di calcio, campionato di promozione. Anche nel torneo cadetto molisano si è giocata la seconda giornata. Vediamo con la grafica i risultati. Riccia Roseto 0-1, Cliternina Biferno 0-1, Vairano Castelmauro 4-1, Toro Rocca Sicura 1-0, Montaquila Ripali Mosani 1-0, 1-1 tra Rocca Vivare e Alife, 0-0 Bussese Campo di Pietre, 3-1 Sant'Eliana Vinchiaturo.
In classifica a punteggio pieno Biferno e Roseto a 6, 4 per Vairano, Rocca Vivara e Bussese, 3 punti per Sant'Eliana, Vinchiatura, Roccasicura, Castelmauro, Montaquile e Toro, 2 la Life, 1 punto per il Campo di Pietra, ancora 0 Riccia, Cliternina e Ripa Limosani. E chiudiamo con la notizia di calcio a 5, la Isernia, ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B, ha superato in amichevole il Manfredonia per 5-0, in gol Cavalcante, Valletta, Di Cristinzi, Grana e Palumbo. Buona prova per il quintetto biancoceleste che sta preparando l'esordio in campionato del prossimo 6 ottobre contro il Giovinazzo. Sabato nuovo test a Scafati, la squadra del duo Matticoli-Scarpitti sfiderà il Napoli e il Modugno, formazioni di Serie A2 nel Memorial Oranges. Bene, questa era anche la nostra ultima notizia. Io vi ringrazio per la cordiale attenzione e vi auguro un buon proseguimento con le trasmissioni della nostra emittente.